Ciao a te, benvenuto sul mio canale. Ma così sembro nuda. E sono vestita, giuro. Non faccio video denudata. Almeno non ancora. Comunque, se sei nuovo, sappi che qua si parla di true crime, di scomparse misteriose, di leggende urbane e tanto altro. Se ti piace e che non hai ancora fatto, iscriviti e attiva il campanello così non ti perdi nessun video. Anche perché abitualmente i video escono di martedì, ma ora sto girando questo video di martedì, quindi giorno di uscita teorico del video e non so se ce la farò a montarlo e pubblicarlo in tempo o so mi sto soltanto illudendo. Io ti consiglio di attivare il campanello così sei avvisato ogni volta che ne pubblico un nuovo. Il video di oggi sarà corto, ma sarà anche tragico perché ti parlo di una donna che doveva vivere il giorno più bello della sua vita, ovvero il giorno di suo matrimonio, con le persone che amava di più al mondo, ma che invece è stato il giorno della sua morte. E la cosa più orribile è che è stato tutto immortalato per sempre, poiché è stato videoregistrato. E ti racconto ora tutta la storia, però prima di iniziare, prenditi una tazza di tè, una tazza di caffè, un bicchiere di vino. Mettiti comodo e iniziamo subito. La storia di oggi è quella di Gladys Rickard, una giovane donna originaria della Repubblica Dominicana, nata il 15 ottobre del 1960 a Santo Domingo e che ha emigrato negli Stati Uniti a New York nel 1983. Lì conosce una vita abbastanza modesta, diciamo, perché si iscrive all'università e per vivere cumula lavoretti a destra e sinistra e in più, prima di arrivare negli Stati Uniti, Gladys era diventata una madre single, quindi veramente lotta per sopravvivere e lo fa sia per lei che per suo figlio. Però Gladys è una donna lavoratrice, determinata e ambiziosa, quindi riesce a finire i suoi studi e trova anche un lavoro come contabile, come commercialista in una ditta di Manhattan. E dopo 4 anni nel paese riesce a far venire il suo figlio negli Stati Uniti e dopo 6 anni riesce ad arrivare a una posizione di supervisore nella sua ditta. Gladys però è una sognatrice e sin da piccola ha sempre avuto un sogno in particolare, quello di sposarsi, cioè di trovare il principe azzurro, di organizzare il suo bellissimo matrimonio, di vivere come una famiglia felice per sempre. Per quello ha già le idee molto chiare quando un giorno del 1992 incontra un certo Agustin Garcia nella metro, anche lui immigrato dominicano. È un quarantenne che vive negli Stati Uniti da ormai 25 anni e che è molto presente nella comunità dominicana di New York. È un uomo d'affari benestante, ammirato e rispettato dai suoi pari, anche perché concede una parte abbastanza importante della sua vita a associazioni e eventi caritativi. E dopo questo incontro, Gladys e Augustine iniziano presto ad uscire insieme, si vedono spesso, Gladys accompagna Augustine a tutti i suoi eventi nella comunità e diciamo che per lei è tutto molto nuovo perché era stata abituata ad una vita di lotta abbastanza semplice e ora scopre un po' attività mondane e tutto, e quindi è un grosso cambiamento. Comunque, la loro storia va avanti, stanno bene insieme e decidono di convivere dopo un anno a Long Island. Quindi Gladys va da lui, da Augustine, con suo figlio che si chiama David, e stanno con Augustine che lui ha 2 figli da un precedente matrimonio. Però non è che la convivenza vada bene. Anzi, per 2 anni vivono lì, ma tra i figli di Augustine e quello di Gladys non va bene affatto, non vanno d'accordo. Viene dunque deciso che sarà meglio che Gladys e David vadano a vivere da un'altra parte ed è quello che fanno. Vanno in una piccola città vicino, ma nonostante tutto questo, la relazione continua tra i due. Augustine porta sempre Gladys nei suoi eventi e la presenta sempre come sua moglie, anche se ufficialmente, tecnicamente, non sono sposati e anche questo è iniziato a diventare un problema. In effetti, ti ho detto che Gladys ha sempre sognato di sposarsi, ma purtroppo questo non è nemmeno un po' nei piani di Augustine. Per lui la relazione sta bene com'è. E da fuori, per la gente, Gladys è la moglie di Augustine e vede che la coppia sta bene. Però non è proprio così. In effetti, ora ti ho parlato del fatto che Augustine non voleva sposarsi con Gladys, ma
Quest'ultima si era anche confidata a dei cari dicendo che il suo compagno era molto dominante, controllante e anche minaccioso, sembrava come spaventata da lui. E Agustin aveva l'abitudine di andare in giro con una pistola. Una volta, durante un litigio, si sarebbe arrabbiato e avrebbe preso la sua pistola, tipo come puntarla verso di lei, ma lei era scappata nel bagno e si era rinchiusa dentro. E poi, ad un certo punto, Gladys si è accorta di una cosa molto brutta, cioè ancora più brutta, o no, cioè non lo so cos'è più brutta, però una cosa brutta. Augustine, il suo compagno da ormai tanti anni, la tradiva e non la tradiva solo con una donna, ma ben con varie donne, plurale. E questo naturalmente l'ha distrutta. E dopo 7 anni, quando finalmente è venuta a sapere dell'ultimo tradimento, Gladys ha deciso che basta, non vuole più saperne e dunque lascia Augustine e ne informa sua famiglia, cioè la sua stessa famiglia, quella di Gladys, dico, a dicembre del 1998. Qualche mese dopo, lei incontra un altro contabile che si chiama James Preston, con chi esce e di cui si innamora abbastanza velocemente. E dunque i due decidono di sposarsi dopo qualche mese. Può sembrare abbastanza veloce, però da quello che ho capito, Gladys voleva avere altri figli e visto che aveva 38 anni, sentiva un po' di fretta. E dunque iniziano i preparativi del matrimonio. Dall'altra parte, invece, c'è Augustine che ovviamente non si trova allo stesso punto di lei. In effetti, non ha accettato la separazione, non l'ha detto poi a nessuno della sua famiglia o amici. È sempre ossessionato dalla sua ex. I vicini di Gladys testimoniano di aver visto passare o parcheggiarsi varie volte la notte vicino alla casa di Gladys la macchina di Augustine. Qualche settimana prima del matrimonio, Augustine si presenta alla porta di Gladys, ma vedendo che non apre la porta, inizia ad essere violento e a buttare pietre dalla finestra. Quella notte c'era anche James alla casa di Gladys, che alla fine ha chiamato il 911, ma si è rifiutata di porre denuncia perché non voleva nuocere a Augustine. Troppo brava. I preparativi vanno sempre avanti con sopra questo ex ragazzo nei paraggi, però Gladys lei si concentra su quello che importa, il suo grande giorno che ha sognato per così tanti anni, che sta finalmente per arrivare, quindi deve essere tutto perfetto. E quel giorno arriva finalmente. Siamo il 26 settembre del 1999, tutta la famiglia di Gladys si sta preparando e finendo gli ultimi dettagli e il cameraman ed il fotografo sono arrivati alla casa di Gladys, dove ci sarà il matrimonio, e iniziano a riprendere questi momenti che servono abitualmente per tipo fare il film e l'album del matrimonio per tutti. Ed è quello che accade, iniziano a girare tutto, vedono i preparativi, la famiglia, gli amici, eccetera. Il matrimonio è alle 4 del pomeriggio, quindi c'è ancora tempo, anche se fra poco dovranno andare in chiesa. Però alcuni membri della famiglia osservano qualcosa di strano fuori. C'è una macchina che sta passando e ripassando nei dintorni della casa e la macchina è quella di Augustine. Ma questi familiari non capiscono tanto perché si trova lì, non pensano che Gladys abbia invitato il suo ex al suo matrimonio, però nessuno dice nulla alla sposa perché, beh, ovvio, sembra essere l'inizio di un casino, quindi non vogliono stressarla o metterla in un brutto mood per il giorno del suo matrimonio. Allora nessuno dice nulla, però il fratello di Gladys va ad incontrarlo e a chiedergli cosa ci sta facendo lì. E Augustine risponde tranquillamente che è stato invitato anche lui e quindi entra tranquillamente nella casa, seguito da vicino dal fratello. Nel frattempo Gladys si trova nella casa con le damigelle a sistemare i fiori, totalmente all'oscuro di quello che sta accadendo. Non sa che Augustine è arrivato e non ha nemmeno il tempo di capire cosa sta succedendo che tutto a un tratto riceve 3 colpi da sparo in provenienza da dietro di lei. Crolla subito e inizia a svuotarsi dal suo sangue, ne perde tantissimo. E inizia allora una violenta lotta tra il fratello di Gladys e Augustine. Il fratello prova a disarmare l'uomo, ma non ci riesce subito. Alla fine, Augustine avrà sparato ben 5 colpi, di cui 3 che avranno toccato, avranno colpito Gladys direttamente.
parenti. La polizia arriva prestissimo mentre il fratello di Gladys e Augustine stanno ancora lottando, però Gladys è dichiarata morta sul posto. Tutta la famiglia, gli amici, insomma gli invitati sono scioccati, cioè non posso immaginare quanto possa essere stato un evento traumatico. Per fortuna Augustine non ha ferito nessun altro e tutti sono potuti scappare dalla scena abbastanza presto, ma è stato un massacro. Augustine è subito arrestato e naturalmente si deve spiegare cosa è successo, perché l'ha fatto. Indica alla polizia che stava andando a Manhattan in provenienza da New Jersey e andandoci era passato davanti alla casa di Gladys. Lì aveva visto una limousine con delle decorazioni e tutto e quindi si era chiesto cosa stava succedendo. Si era fermato lì per capire e basta. Una volta capita la situazione, ammette di aver sparato a Gladys con la pistola e soltanto a lei. Da lì viene messo in custodia cautelare fino al processo. Quando arriva il processo, la difesa vuole far passare tutto l'accaduto come un crimine passionale, perché così diventerebbe un omicidio involontario e in quel caso la pena massimale sarebbe molto più bassa. La difesa dice che Augustine non sapeva nemmeno che lui e Gladys non stavano più insieme. Per lui era sempre la sua ragazza e dunque quando è entrato in quella casa e che ha visto la sua ragazza che stava per sposarsi con un altro, il suo cervello è andato in tilt. E a sostenere quella tesi c'è un video che mostra Augustine e Gladys il giorno prima del matrimonio molto vicini, abbracciati in un centro commerciale. In più, la figlia di Augustine dice che aveva già sorpreso suo padre con Gladys durante il COVID, diciamo. Ma la famiglia di Gladys dice che non è vero affatto. La rottura era stata chiara, non erano più insieme. E da lì Gladys si ritrova ad essere quella che ha il cattivo ruolo, quella che aveva una doppia vita, che faceva il doppio gioco. Però quando si riguarda bene le immagini di sorveglianza, non si può dire se Gladys era proprio consenziente a quell'abbraccio o quella prossimità. Forse aveva paura di respingerlo, aveva già assistito a delle scene di violenza da parte di Augustine, se te lo ricordi. E in più, guardando altri video di sorveglianza della zona, ad un certo punto si vede che tra casa di Gladys e il negozio la macchina di Augustine inizia a seguire quella di Gladys. Quindi forse non era un appuntamento, ma solo lui che la stalkerava. Però e comunque, anche se aveva una doppia vita, anche se faceva il doppio gioco, anche se usciva ancora con Augustine, cosa che io non credo, lei in tutti i casi non meritava di morire, punto. Questo è soltanto l'ennesimo esempio di un femminicidio dove si prova a mettere la colpa sulla vittima. Durante il processo, Augustine cambierà anche la sua versione, dicendo che era stata legittima difesa, si era prima fatto attaccare dal fratello di Gladys e lui aveva provato a difendersi sparando a caso. Ma forse si era dimenticato che tutto quello che aveva fatto era stato ripreso e che poi non era quello che aveva detto, quello che aveva dichiarato alla polizia subito dopo l'accaduto. Alla fine comunque è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo e questo è stato deciso all'unanimità. La giuria avrà ritenuto la premeditazione e non il crimine passionale e ancora di meno la legittima difesa. Il 1 febbraio del 2002 Augustine viene condannato all'ergastolo con possibilità di libertà condizionale dopo 30 anni. La famiglia è stata soddisfatta del verdetto, anche se non porterà mai indietro Gladys. Dopo questo, la comunità latina di New York ha organizzato eventi per tenere viva la memoria di Gladys e per dimostrare la lotta contro le violenze fatte alle donne, come ad esempio quella manifestazione di donne tutte vestite da abito da sposa. E voilà, la storia finisce così. Per me il fatto che Gladys abbia avuto o no una storia con un altro è irrilevante, perché alla fine è come dire, poverino, si è fatto lasciare, si è fatto tradire, quindi è meno grave, quando no, non è così. Anzi, sempre lo stesso schema. Non so se sono troppo severa, dimmi te cosa ne pensi del caso e in generale. E se ti è piaciuto il video, se ti piacciono i casi che pubblico, non esitare ad iscriverti e ad attivare il campanello così non ti perdi nessun video. Ciao a te!